cassa integrazione in ritardi, Musumeci chiedo scusa ai lavoratori, la prossima settimana 40.000 pratiche chiuse. Fase 2, nuova circolare della Protezione Civile Siciliana su cosa si può e cosa non si può fare. Beni culturali, ripartono i cantieri al Parco Naxos di Taormina, in arrivo abbonamenti annuali per singoli e famiglie a prezzi popolari. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di giovedì 7 maggio. Come avete sentito dai titoli, cassa integrazione e ritardi. Il presidente della regione Musumeci chiedo scusa ai lavoratori, la prossima settimana 40.000 pratiche chiuse. Chiedo scusa a tutti i lavoratori che aspettano ancora la cassa integrazione. Mi assumo la responsabilità dei ritardi. Sono le parole del presidente della regione Nello Musumeci, pronunciate oggi nel corso della conferenza stampa e web conference, dopo i ritardi, la bufera e lo stop al bonus ai dipendenti regionali per le pratiche sulla cassa integrazione. Verificheremo, ha detto Musumeci, se c'è responsabilità dolosa in questi ritardi e ragionevolmente la prossima settimana potremo concludere tutte le pratiche. Sulle dimissioni del direttore del Dipartimento Lavoro, Giovanni Vindigni, il governatore ha sottolineato: ha fatto il direttore solo per qualche settimana, è una persona per bene, ma si è trovato in quel posto nel momento sbagliato. Con responsabilità ha lasciato, anche se la colpa è solo mia, ed ha aggiunto: vi assicuro che stiamo recuperando e nel più breve tempo daremo serenità alle famiglie. Accade solo in Sicilia? No, è il sistema che non funziona in gran parte delle regioni. Sono 27.400 le pratiche espletate in questi 10 giorni su un totale di circa 40.000. In teoria siamo oltre il 50%, in pratica no, perché sono necessari altri due passaggi e l'INPS ha bisogno di altro tempo per le verifiche. È stata adottata una piattaforma sbagliata. Sulla polemica dei 10 euro a pratica, un fuoco di paglia, ha detto Musumeci, peraltro riguardava solo alcune città. L'accordo è stato sconfessato dagli stessi sindacati e non ho voluto mettere benzina sul fuoco. Infine il governatore è intervenuto anche sui 100 milioni da erogare per l'assistenza alle famiglie in difficoltà, ma che non sono andati a destinazione. 320 comuni su 390 in Sicilia hanno firmato la convenzione e 297 hanno ricevuto le risorse. Nel frattempo è venuto anche lo Stato, ma non appena i fondi erogati da Roma finiranno, ci saranno quelli regionali disponibili. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, dettaglia l'ammontare delle risorse destinate alla città in seguito all'emergenza coronavirus. Il primo cittadino è intervenuto oggi al 19 Live. Noi abbiamo ricevuto alla regione 1.800.000 euro a fronte dei 6.200.000 che sono stati preannunziati. Nella legge di stabilità, ovvero una legge finanziaria, in realtà quella cifra è stata raddoppiata, da 100 milioni è stata portata a 200 milioni di euro complessivamente per i 390 comuni siciliani, quindi questo dovrebbe significare per Catania 12 milioni e 4, ma ribadisco, la copertura è determinata dai fondi POC o da fondi europei, per cui c'è la necessità di alcuni passaggi romani e a Bruxelles, e quindi fin quando non avremo la contezza dell'iter completato ovviamente non potremmo gioire. Devo dire con estrema onestà intellettuale che quello che è stato fatto all'interno dell'Assemblea regionale siciliana su input del governo e grazie anche al contributo di tutte le forze politiche è di eccezionale valenza per i comuni, perché lo ricordo a me stesso, lo ricordo a chi ci ascolta, è stato individuato un fondo da 300 milioni di euro per i comuni. Se questo dovesse essere confermato grazie a quelle coperture di cui ho parlato prima, per Catania ciò significherebbe oltre 18 milioni e 6. È stato individuato un fondo anche da 6 milioni per i 9 capoluogo di provincia, questo potrebbe comportare per Catania 1.400.000 aggiuntivo. È stato individuato un altro capitolo da 5 milioni di euro per i comuni siti UNESCO, tutto ciò per Catania dovrebbe comportare 1.400.000 aggiuntivo, e con altre misure di eccezionale valenza, mi riferisco anche a quella che ho fortemente sollecitato per quanto riguarda i comuni che avevano un piano di riequilibrio, laddove inizialmente c'era stata una richiesta assolutamente eretica per far restituire le somme percepite dai comuni andati in dissesto. Mi riferisco a Monreale, mi riferisco a Catania e a Giarre, da 4 milioni e mezzo di euro. Siamo riusciti non soltanto a salvare questa cifra, ma a confermare lo stanziamento fino al 2023. Quindi la regione, e ringrazio il presidente Musumeci, l'assessore Grasso, ma tutto il Parlamento, si è comportato in maniera ineccepibile. L'emergenza alimentare.
Sì. Noi abbiamo utilizzato tutti i soldi della Protezione Civile Nazionale, 2.550.000 euro, attraverso un bando che abbiamo ovviamente pubblicato, che abbiamo esitato. Sono 6.390 le famiglie catanesi che hanno avuto dal comune 400 euro, 300 per spese alimentari, 100 per spese farmaceutiche. A questa somma abbiamo integrato quello che non abbiamo utilizzato grazie a quell'iniziativa di eccezionale valenza Catania Aiuta Catania, dove abbiamo raccolto oltre 385.000 euro. Grazie a queste risorse, grazie alla sensibilità di 1.500 catanesi, abbiamo consegnato a domicilio 4.000 pacchi di generi alimentari da 50 euro l'uno, con l'80% di prodotti siciliani. Abbiamo voluto dare un messaggio anche alle nostre imprese. Sono rimaste circa 200.000 euro che andremo a integrare per far scorrere quella graduatoria. E in merito alla fase 2 c'è una nuova circolare della Protezione Civile Siciliana su cosa si può e cosa non si può fare, sia i rientri in Sicilia per ricongiungimenti familiari, concessi anche gli spostamenti tra comuni, traslochi e vendita di generi alimentari su bancarelle. Si potrà tornare in Sicilia per ricongiungersi con i propri familiari previa la quarantena obbligatoria per 14 giorni all'esito del tampone a fine isolamento. Esonerati dalla quarantena i pendolari e quelli delle imprese. La riapertura dei cantieri è consentita solo nel rispetto delle disposizioni anticontagio, possibili anche i traslochi. Sul tema delle seconde case, le persone potranno trasferirsi per la stagione estiva, senza però poter fare spola con la residenza principale. Dalla casa di villeggiatura ci si potrà muovere per ovvi motivi di lavoro o per andare a fare la spesa. Resta consentito anche a chi non si fosse trasferito nella seconda casa recarvisi nei giorni feriali per prendersi cura del giardino, dell'orto e del terreno. La seconda casa può anche essere in un comune diverso. Sono infatti consentiti gli spostamenti fra comuni per lavoro, acquisti o motivi d'urgenza all'interno della medesima regione, per i motivi di spostamento generalmente consentiti. Sul fronte commerciale è permessa l'attività dei commercianti ambulanti e le bancarelle del commercio al dettaglio su strada, ma limitatamente ai soli generi alimentari. L'attività deve essere regolamentata dai sindaci. I commercianti devono tenere mascherine, guanti o sanificare frequentemente le mani. Per quanto riguarda lo sport, le attività sportive individuali non agonistiche sono consentite purché svolte mantenendo le distanze di sicurezza e sanificando gli attrezzi. Sono consentite le attività di manutenzione necessarie agli sport come quelle di natanti, piccole imbarcazioni e così via. Allo scopo di svolgere queste attività è consentito anche lo spostamento fra comuni della regione. E sullo stesso argomento, nuove prospettive di riapertura per bar, ristoranti e negozi legati all'estetica, favorevole il governatore della Sicilia, dove la curva dei contagi si mantiene a un livello basso. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci è uno dei firmatari di una richiesta ufficiale inviata a Roma insieme ad altri governatori, in cui si chiedeva un maggior allentamento delle misure restrittive per alcune attività commerciali. Durante l'ultima conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha parlato fondamentalmente di tre date: il 4 maggio, giorno dell'allentamento del lockdown e dell'inizio della seconda fase dell'emergenza, il 18 maggio, giorno in cui dovrebbero riaprire diversi esercizi ancora costretti a rimanere chiusi o a lavorare da remoto, e giorno 1 giugno, un momento in cui potranno riapparire ufficialmente tra gli altri parrucchieri e centri estetici. Questi in particolare proprio in Sicilia e in altre regioni del sud potrebbero ripartire invece proprio il 18 maggio. Una scelta al vaglio del governo nazionale, sulla quale si è espresso anche il ministro delle autonomie Francesco Boccia. Un'eventuale riapertura per forza di cose dovrà passare sotto il giudizio dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con un occhio sempre attento all'andamento dei contagi. Le attività che potrebbero ripartire in anticipo sono indicate dallo stesso ministro, cioè bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri, negozi al dettaglio. Una prospettiva che però dovrà tenere conto dell'andamento della curva del contagio. Appare evidente dunque che non si può correre troppo con l'allentamento delle misure. Il grande tema resta però quello dei protocolli di sicurezza, su come le attività possono aprire e secondo quali condizioni. Da un lato i gestori di bar e ristoranti devono avere il tempo di adeguare i loro esercizi, dall'altro le regole devono essere ragionevoli e sostenibili. In vista di una possibile ripartenza, il comune di Palermo si attrezza subito per fare cassa sulla riapertura. Dal 18 maggio tornano le strisce blu a pagamento e la ZTL, nonostante l'inquinamento sia molto più basso per effetto del lockdown. Resta sospesa solo la ZTL notturna, ma riprende quella diurna. Vediamo adesso come le banche si preparano alla riapertura. Ce ne parla Giuseppe Angelini, componente della segreteria di gruppo Unicredit del sindacato Fabbi. L'obbligo dell'utilizzo delle mascherine da parte di tutti i dipendenti, sia in agenzia che in ufficio.
questo è l'interesse anche della clientela stessa. La raccomandazione della clientela stessa è di utilizzare la mascherina. Per gli ingressi ci saranno i metronotte con i termoscanner che controlleranno la temperatura sia dei colleghi che della clientela. I locali verranno puliti almeno due volte al giorno in maniera tale da garantire la massima sicurezza, il massimo igiene. Sono piccoli accorgimenti che fanno vedere come la prudenza in questo campo non è mai troppa. Abbiamo registrato in questi ultimi tempi una sorta di caccia alle streghe nei confronti dei bancari. Purtroppo la clientela spesso e volentieri confonde il bancario col banchiere. E noi stiamo cercando di dare il meglio di noi stessi. La normativa sui prestiti, sulla moratoria dei mutui spesso presenta delle criticità, non è chiara. Sono necessari alcuni tempi di apprendimento per cercare di fare le cose nella maniera migliore possibile. Un poco di pazienza non guasterebbe, ricordandoci che anche noi siamo vittime purtroppo di questo virus. Non dimentichiamo che finora sono morti 16 colleghi e abbiamo superato di gran lunga le morti dei farmacisti, per dirne una, però purtroppo i bancari non vengono menzionati. In vista del 18 maggio, inizio del secondo step della fase 2 del lockdown, Federconsumatori chiede al governo regionale un'attenta programmazione per ciò che concerne il trasporto pubblico locale per garantire la sicurezza dei pendolari che riprenderanno a viaggiare all'interno dell'isola. Sicurezza del trasporto pubblico locale in Sicilia in vista del secondo step della fase 2 che avrà inizio il 18 maggio. Federconsumatori Sicilia chiede un incontro all'assessore regionale dei trasporti Marco Falcone, alla presenza dei vertici regionali di Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e grandi stazioni. Solo con un'attenta programmazione infatti si potrà garantire un trasporto pubblico sicuro alle decine di migliaia di pendolari e lavoratori siciliani che altrimenti a partire dal 18 maggio preferiranno muoversi con mezzi privati per evitare il contagio. Abbiamo chiesto un incontro all'assessore Falcone, spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, per riattivare il tavolo di lavoro sul TPL ferroviario, che è stato istituito già molti mesi fa. Durante tutto questo periodo abbiamo interloquito in modo responsabile e proficuo, seppur mantenendo salde le nostre posizioni a difesa dei consumatori, con le aziende e la politica. Ora continua La Rosa, è ancora più necessario tornare urgentemente a parlare di trasporto pubblico e farlo tenendo presente che la nuova priorità è la sicurezza dei viaggiatori. Federconsumatori è ben cosciente del fatto che nelle prime settimane del lockdown la politica siciliana è stata impegnata in uno sforzo senza precedenti per gestire l'emergenza coronavirus nel nostro territorio. Adesso però il governo ha lanciato la fase 2 e permette molti più spostamenti di prima e molti più lavoratori hanno bisogno di raggiungere con un mezzo pubblico il loro posto di lavoro. A questo si aggiunge, specifica La Rosa, la possibilità attualmente in discussione a Roma di accelerare la riapertura in alcune regioni in Italia meno colpite dal virus come la Sicilia. Se non prendiamo in mano la situazione subito, conclude il presidente di Federconsumatori, il rischio contagio torna alle stelle. Infine, l'incontro con l'assessore Falcone e i vertici di Trenitalia è anche l'occasione perfetta per discutere dei rimborsi ai consumatori che per gli abbonamenti e i biglietti dei treni non utilizzati durante la fase 1, in merito ai quali Federconsumatori Sicilia ha già chiesto più volte per vie ufficiali delucidazioni sia all'assessorato regionale infrastrutture, mobilità e trasporti che alla direzione regionale di Trenitalia. Parliamo di aggiornamenti, ancora 14 nuovi positivi da Covid-19 in Sicilia, un dato che continua a confermare il trend favorevole della curva epidemiologica nell'isola. Nella giornata di ieri però 3 nuove vittime da Covid-19 portano il numero complessivo di deceduti in Sicilia a 250, vediamo. Resta stabile e basso in Sicilia il trend dei contagiati da coronavirus. Continua a aumentare il numero dei guariti e dei dimessi alla terapia intensiva. Sempre meno ricoveri, purtroppo però i dati di ieri hanno registrato 3 deceduti portando il numero complessivo a 250 vittime di Covid-19 nell'isola. Questo è il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle 16 di ieri, mercoledì 5 maggio. In merito all'emergenza coronavirus, così come
come comunicato alla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 92.999, più 1.693 rispetto all'altro ieri. Su 83.908 persone, di queste sono risultate positive 3.281, più 14, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.201, meno 1, 830 sono guarite, più 12, e 250 decedute, più 3. Degli attuali 2.201 positivi, 384 pazienti, meno 9, sono ricoverati, di cui 25 in terapia intensiva, meno 1, mentre 1817 più 8 sono in isolamento domiciliare. Ed anche all'Università di Palermo inizia la fase 2. Il rettore Fabrizio Micari al via con voglia di ripartire nel rispetto di gradualità, prudenza e soprattutto tutela della salute. La fase 1 si è conclusa, con il 4 maggio comincia una fase 2 e allora in questi giorni abbiamo lavorato tantissimo per vedere quali fossero le linee guida e cosa fosse opportuno riaprire con il 4 di maggio, con il 5 di maggio. E devo dire che i principi che ci hanno ispirato sono stati da una parte la forte volontà di dare un segnale di ripresa, di fare vedere che l'università, così come è stata fortemente presente nella fase 1, così vuole aprirsi, vuole ricominciare, vuole ripartire con tutte o quasi tutte le sue attività già nella fase 2 che durerà fino all'estate. Dall'altro lato però i principi che ci hanno guidato sono quelli della gradualità e della prudenza, perché non c'è dubbio che bisogna garantire assolutamente la sicurezza in primo luogo ai ragazzi ma anche ai docenti e al personale tecnico amministrativo. E allora i ragionamenti che abbiamo fatto sono stati sul vedere quali erano le attività che maggiormente era necessario riaprire. In primis i laboratori per lo svolgimento di attività di ricerca, che partiranno già giorno 11 con regole di distanziamento, con regole sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con una serie di altri accorgimenti per la sanificazione e per tutte le altre misure di sicurezza. Dall'11 saranno aperti per professori, ricercatori, dottorandi e assegnisti. L'idea è che da giorno 18 potranno essere aperti anche per i ragazzi che sono impegnati in tesi sperimentali. Nel frattempo, già in quei giorni ripartiamo con l'attività di orientamento. L'attività di orientamento non potrà che essere fatta online, utilizzando il nostro portale e tutti i nostri accessi su tutti i social. Peraltro abbiamo una nuova veste grafica che proprio nei prossimi giorni sarà rilasciata per quanto riguarda il portale, per quanto riguarda tutta la parte dell'orientamento e dell'internazionalizzazione. In merito all'internazionalizzazione, i nostri corsi in lingua inglese continueranno anche l'anno 21 in modalità online, proprio per rendere più facile l'accesso agli studenti stranieri. Dall'altra parte, tornando alle novità del mese di maggio, dal giorno 18 contiamo di riaprire le biblioteche, almeno per quanto riguarda il servizio di deposito e di prestito dei libri. Da questo punto di vista, questa era una delle grandi esigenze che i ragazzi avevano manifestato insieme appunto alle tesi sperimentali, quindi da giorno 18 li accontentiamo, anche lì misure di sicurezza, distanza, sicurezza. Ancora successivamente contiamo di lavorare per la riapertura di alcune aule, delle aule più grandi, in modo tale che nel mese di giugno, per quanto riguarda le prove scritte lì dove strettamente e assolutamente necessarie, potranno essere svolte in presenza. La nostra idea è che a giugno e a luglio vengano mantenuti a distanza gli esami orali di profitto e vengano mantenuti a distanza, per ragioni di sicurezza, anche gli esami di laurea. Cambiano le regole per il mercato ortofrutticoli Palermo. I nuovi orari partiranno da stanotte, prenotazioni per l'ingresso attive già da oggi. Alle 2.30 è prevista l'apertura del cancello pedonale di via Monte Pellegrino, dal quale è consentito l'accesso esclusivamente a piedi ai soli concessionari e loro dipendenti, forniti entrambi di regolare tesserino di riconoscimento rilasciato dalla direzione. Allo stesso orario verrà aperto il cancello pedonale di via Monte Pellegrino, posizionato sul canalone Passo di Rigano per portantini e carrellisti. Tutti gli altri ingressi saranno chiusi. Per consentire la distribuzione della merce ai commissionari sarà previsto un turno unico dalle 3 alle 5 dal parcheggio centrale
per produttori locali, conferitori, acquirenti e grossisti con tir per un massimo di 152 mezzi. La fine del turno alle 4.45 sarà segnalata con un fischio di sirena attivato dai portieri. Alle ore 5 tutti devono lasciare l'area. Per consentire la distribuzione della merce a tutto il territorio saranno previsti due turni di vendita, il primo dal cancello principale dalle 5.15 alle 7.15, il secondo turno invece dalle 7.30 alle 9.30. In entrambi i turni è consentito l'accesso a massimo 180 compratori possessori di partita IVA. Alle 9.15 tutti i compratori devono lasciare l'area per consentire la distribuzione della merce a domicilio. Dalle ore 6.30 alle ore 10.30 è consentito dall'ultimo cancello d'ingresso di via Monte Pellegrino, lato Hotel Astoria, solo ai 69 concessionari che avranno accreditato gli automezzi contrassegnati da un pass valido per tutto il periodo dell'emergenza. Per consentire la distribuzione della merce da parte dei grossi fornitori sarà previsto un turno unico dalle ore 10 fino alle 12, consentito a massimo 10 prenotati. A mezzogiorno tutti gli autotrasportatori devono lasciare l'area, alle 13 si chiudono tutte le attività. Dalle ore 12 alle 15 il mercato ortofrutticolo dovrà essere libero da qualsiasi mezzo di trasporto e da persone per consentire agli operatori della RAP la raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia finale dell'area. Beni culturali in Sicilia fase 2, ripartono i cantieri al Parco Naxos a Taormina, in arrivo abbonamenti annuali per singole e famiglie a prezzi popolari per una grande bellezza no limits. Lo storico traguardo del 2019 con il raggiungimento del record del 1 milione di visitatori, 1.033.656 presenze fra Taormina, Isola Bella e Naxos è ormai un ricordo e il parco archeologico Naxos Taormina guidato dall'archeologa Gabriella Tigano con l'ingresso della fase 2 si rimbocca le maniche in vista della riapertura effettiva dei siti dopo la pausa di 2 mesi imposta dall'epidemia del coronavirus. Proseguono i periodici interventi di sanificazione a base di perossido di idrogeno sia nelle aree espositive dei reperti come nelle aree di lavoro di custodi e addetti del parco. Dallo scorso lunedì sono tornati operativi alcuni cantieri. Siamo in attesa, spiega Tigano, delle linee guida nazionali e regionali in merito alla gestione in sicurezza dei siti archeologici e dei musei, sugli ingressi contingentati e le distanze. Ma intanto ci stiamo preparando alla riapertura al pubblico prevista per il 18 maggio, predisponendo l'acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura, di gel igienizzanti e mascherine e proseguendo con la sanificazione degli ambienti comuni fatta anche in questi 2 mesi di chiusura. L'accesso al teatro di Taormina e all'area archeologica di Naxos, spazi molto grandi, non porrà significativi problemi di contingentazione, ma per il museo di Naxos e di Isola Bella dovremo prevedere ingressi scaglionati. Per venire incontro ai visitatori e riannodare il rapporto con le comunità del territorio, molto presto introdurremo degli abbonamenti a prezzi popolari e destinati anche a residenti occasionali. Saranno individuali o familiari per uno o tutti e tre i siti, così da poter venire a vedere i monumenti anche per semplici passeggiate quotidiane, godendo della quiete, del verde e della bellezza del paesaggio che, come Parco Naxos Taormina, sono il tratto distintivo della nostra offerta culturale. Cronaca a Palermo, i carabinieri denunciano 3 persone per riciclaggio e sequestrano 185.000 euro in contanti nascosti all'interno di un'auto articolato. Un controllo casuale durante un servizio di ricognizione del territorio a Palermo, nella zona di Brancaccio, fa trovare i carabinieri 185.000 euro nascosti all'interno di un auto articolato. Denunciati 2 palermitani e un calabrese già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione Brancaccio e della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia spiegano di aver notato in una piazzola di sosta in via Ambrosoli, nel quartiere Brancaccio, 3 persone intente a discutere nei pressi di uno scooter parcheggiato a fianco di un auto articolato con le tendine abbassate e le portiere chiuse. Da una prima valutazione, non apparendo giustificata la presenza degli uomini, in riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, continuano a spiegare i militari dell'arma, è stata effettuata una perquisizione del mezzo con il supporto dell'unità cinofila. Nel corso dell'attività di polizia sono state rinvenute, occultate nel veicolo, numerose buste contenenti banconote per un totale di quasi 185.000 euro. I 3 uomini denunciati non hanno saputo dare indicazione sull'origine dell'ingente somma di denaro che è stata quindi sequestrata e in merito alla cui provenienza sono in corso ulteriori indagini. Sono numeri importanti per la nostra emittente televisiva Tele One, che nelle ultime settimane, come rivelato dai dati Auditel, si conferma tra le televisioni più seguite in Sicilia.
L'emittente televisiva Tele One si conferma fra le TV più seguite della Sicilia. Lo rivelano i dati Auditel del mese di marzo 2020, in cui l'emittente, visibile in tutta la Sicilia sul canale 19 e 519 HD del digitale terrestre, ha ottenuto 805.396 contatti netti nel periodo dal 1 al 28 marzo. Ottimi dati anche nel giornaliero, con 70.684 ascoltatori durante le varie fasce orarie. Una crescita esponenziale per l'emittente palermitana, che ormai vanta quasi 40 anni di storia. La copertura capillare è possibile grazie alla collaborazione con il gruppo Telecolor International, che ne ha permesso l'allargamento del bacino di utenza con oltre 30 ripetitori regionali. Ma la crescita non si ferma qui e va oltre, con un incremento notevole degli utenti in tutte le piattaforme social e portali video, da Facebook a Twitter, da YouTube a Instagram. La pagina Facebook di Tele One vanta ben 64.000 follower attivi, con 4.900.000 minuti di visualizzazioni, con una crescita media di 300 nuovi like al giorno, non solo dalla Sicilia ma da tutta Italia e diversi altri stati come Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Diversi video Facebook che hanno superato il milione di visualizzazioni e alcuni anche i 5 milioni. Il canale YouTube vanta 6.565.036 visualizzazioni totali, con 183.689 ore di video visti e oltre 7.000 iscritti, con una crescita di quasi 100.000 visualizzazioni al mese. Numeri importanti che nascono dal lavoro di una squadra di oltre 15 tra tecnici, cameraman, registi, fonici, esperti di marketing e social media e giornalisti professionisti che lavorano per garantire due edizioni giornaliere del telegiornale Media News, tanti format come 19 Live, Sicilia Sera, Luci sulla città, Status, Cook King, Cuochi e Chef in TV, One Chart ed altri. Tante ore di diretta ogni giorno per raccontare la Sicilia in tutti i suoi aspetti, la cronaca, la politica, l'economia, senza dimenticare la cultura, lo spettacolo e lo sport. Durante questa emergenza sanitaria la nostra emittente ha garantito ogni giorno, oltre ai telegiornali, altre 6 ore di dirette con speciali sul coronavirus, garantendo sempre un'informazione imparziale e sicura. È tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alla seconda edizione di Media News.